Sia durante il lockdown, sia con l'ingresso nella fase 2, c'è stato chi ha anteposto la sua individualità al senso di appartenenza a una comunità, con atteggiamenti rischiosi per la propria e l'altrui salute. Non possiamo permetterci di non seguire attentamente i consigli dei medici. Le scene viste sulla riviera di Pescara il 1° maggio sono ancora negli occhi di decine di migliaia di abruzzesi che, nonostante l'avvio della fase 2, si stanno attenendo scrupolosamente alle regole governative e regionali. Ma, legge a parte, deve essere la responsabilità di ciascuno a prevalere e a far sì che lentamente si possa tornare, con un rischio moderato, ad una pseudo-normalità di vita. Sulla scia di quanto già accaduto e continua ad accadere, e così come ha fatto il sindaco di Milano Beppe Sala, dopo aver osservato scene di ordinario spritz lungo i Navigli, il sindaco di Pescara Carlo Masci si appella ai suoi cittadini perché, nonostante i messaggi di prudenza e gli appelli dei virologi ed epidemiologi, sono tanti, troppi coloro che girano per la città di Pescara e il suo lungomare senza mascherina e non rispettando il distanziamento sociale. Troppe persone in compagnia e in conversazione vicine fra di loro senza alcuna protezione al naso e alla bocca. Troppi giovani abbracciati, non curanti del pericolo che corrono. Troppi bambini giocare insieme con contatti fisici continui e prolungati, nell'indifferenza dei genitori. Troppe persone indossare le mascherine come papillon sotto il vestito da cerimonia. Dobbiamo usare cautela e buonsenso. Masci si dice pronto a tornare a varare misure restrittive, questa volta esplicitando il suo pensiero in maniera netta, senza possibilità di equivoci come accaduto in passato. Anche perché Pescara, la sua provincia e la sua ASL hanno il triste primato di contagi non solo in regione, ma in tutto il centro-sud Italia. Continuando così rischiamo tutti di dover tornare al passato più recente che nessuno di voi vuole vivere. Non costringetemi a fare nuovamente provvedimenti rigidi di contenimento, non voglio farlo. Ho raccomandato alla Polizia Municipale di sanzionare i comportamenti irrispettosi delle regole del vivere civile e delle prescrizioni sanitarie.